La Guardia di Finanza ha denunciato una serie di furbetti dipendenti del comune di Sulmona che timbravano il cartellino e uscivano dall'ufficio. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Iafolla hanno consentito di rilevare, in un arco temporale di circa 7 mesi, gravi irregolarità commesse da parte di molteplici impiegati. Molti tornavano a casa a pranzo senza timbrare l'uscita dal posto di lavoro, altri uscivano dall'ufficio per andare al bar o a fare shopping. Secondo quanto appurato dalle Fiamme Gialle, c'era addirittura chi, con la complicità del collega presente in ufficio, registrava l'inizio o la fine del servizio pur essendo assente, raggiungendo poi in netto ritardo l'ufficio o allontanandosene in largo anticipo. Tra le contestazioni di cui devono rispondere c'è anche l'illegittima fruizione dei buoni pasto. Le telecamere nascoste posizionate dai militari nel perimetro di alcune sedi del comune supportate da ulteriori attività di riscontro, come l'analisi dei tracciati dei cartellini magnetici, i pedinamenti, gli appostamenti e l'osservazione dei soggetti interessati, hanno così portato all'individuazione di numerosi soggetti. In alcuni casi i finanzieri hanno controllato anche la regolare emissione degli scontrini fiscali da parte dei negozi nei quali i dipendenti del comune compravano durante le ore di lavoro. L'acquisizione dei prospetti di conturni mensili di ciascun dipendente presso il comune ha permesso di riscontrare gli illeciti. I responsabili devono rispondere di una serie di reati che vanno dalla truffa aggravata alle false attestazioni. In merito alla vicenda è stata interessata anche la Procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila per il recupero dei compensi illecitamente percepiti. La vicenda fa seguito ai casi di assenteismo scoperti al distretto sanitario di Prato La Perigna, per i quali la magistratura contabile ha recentemente condannato 3 dipendenti a risarcire la ASL.